guarda! Una pianta di napello. Anche un uomo dal cuore puro che dice le sue preghiere la sera può diventare un lupo quando il napello fiorisce e la luna d'autunno brilla. E così lo sai anche tu, eh? Certo, chi non conosce le storie sui lupi mannari? Puoi dirmi quando mi sposerò? Che cosa hai visto? Le tue mani, prego. La tua mano sinistra mi dirà il tuo passato. La tua mano destra mi svelerà il tuo futuro. Che cosa hai visto? Non ti posso dire niente questa notte. Torna domani. Ma cosa hai visto? Qualcosa di brutto? No, no. Maura, va via. Va via. Vattene. Sì, sì. Sì, me ne vado. Cos'era? Non lo so. Mai sentito niente di simile. Resta qui. Larry! Aspetta, Larry! Ti prego, fa che accada stanotte. Anche un uomo dal cuore puro, che dice le sue preghiere la sera, può diventare un lupo quando il napello fiorisce e la luna d'autunno brilla. Blair. Ehi, Pog. Puoi ripetere la tua tiritera? Stavamo ridendo così tanto che non l'abbiamo ripresa bene. Io stavo... Lascia stare. Sappiamo cosa stavi facendo. Lo sanno tutti cosa fai quando c'è la luna piena, Pog. Il 1930 inaugurò un nuovo realismo del cinema americano, soprattutto a causa della depressione. I film di gangster come
il nemico pubblico, introdussero un verismo che non era mai stato visto prima. Lei non pensa che il valore artistico dei film stranieri fatti prima di questo periodo sia superiore alle opere americane, professor Schwartz? Per esempio, la corazzata Potemkin. Non deve generalizzare, signor Westlake. Ma rimaniamo in argomento, le dispiace? Sì, Darius? Io sono convinto che il cinema scarlatto si distingue sia come prettamente americano, sia come... Oddio, ecco che ricomincia. Sì, è vero. È un genere che è stato sempre sottovalutato. Prenda ad esempio la realizzazione del Frankenstein di Mary Shelley. Il genere horror, o cinema scarlatto, come dice lei, è veramente un po' sottovalutato come forma d'arte. Ma certamente negli anni 30 e 40 si produssero dei film che sono delle pietre miliari. È un peccato che oggi il prestigio dell'horror classico... Ehi, che succede? Riaccendete subito la luce. No. Ti prego. Guarda. Fa che succeda stanotte. Ma che fa? No. Anche un uomo dal cuore puro che dice le sue preghiere la sera può diventare un lupo quando il napello fiorisce e la luna d'autunno brilla. Non è possibile. Adesso basta. Accendete la luce. Avanti, Fogg. Dici di nuovo che i lupi mannari esistono veramente. Adesso basta, signor Westlake. Harry, vuoi smetterla di preoccuparti? Lascia fare a me. Voi mi trattate come se fossi un pazzo. Voi mi trattate come se fossi un pazzo. Ryan, mi dai lo stucco, per favore? A te, Jack, prendi. Ehi, già pronto? Bravo! Non riesco ancora a credere che stiamo davvero rimodernando il negozio. Non lo stiamo rimodernando, stiamo solo aggiustando qualcosa. Se lo rimodernassimo, perderebbe tutto il suo fascino. Quale fascino? Salve, siete aperti? Ah, sì. Certo che siamo aperti. Accomodati. Ti prego di scusare la confusione, ma stiamo dando una sistematina al negozio. Ciao, cosa possiamo fare per te? Ho sentito parlare di voi al campus. Hai comprato qualche oggetto antico in questo negozio negli ultimi 3 anni? No, vorrei solo affittarne qualcuno, se fosse possibile. Devo realizzare un filmato per la mia scuola. Ho capito, che ti serve? Delle maschere. Vorrei girare un film sulla gente che non si accetta per quello che è e si costruisce un'immagine falsa. Ottima idea. Abbiamo molte maschere, da un'occhiata. Ti interessa qualche maschera in particolare? Sì, quelle meno care. Devo anche affittare la cinepresa. Forse ti possiamo aiutare anche in questo. C'è un mio vecchio amico che le vende. Aspetta che lo chiamo. Fantastico. Può davvero darmela per così poco, signor McDougall? È il meno che possa fare per un'amica di Jack Marsha. Inoltre, grazie a te, lui mi ha telefonato. E così l'ho invitato a fare una bevuta come ai vecchi tempi. Vado a vedere se trovo l'astuccio per la cinepresa. Grazie. Sarò subito da te, figliolo. Darius. Ciao. Ciao. Hai bisogno di una cinepresa anche tu? Già. Sono molto curiosa di vedere cosa realizzerai. So quanto ti piace il cinema. Quello che ti hanno fatto oggi è stato davvero orribile. Sì, orribile. Orribile. Blair è solo invidioso. È un buono a nulla. E sa bene che non riuscirà mai ad essere bravo come te.
non devi dare peso a quello che fa. D'accordo? Questo è un pezzo raro, sai. È stata fatta nel 1930. È uno dei primi modelli prodotti col portalenti. È fantastica. Quanto costa? Mi dispiace, ma non è in vendita. E non credo che la troverai da qualche altra parte. Però posso farti uno sconto. No, io voglio questa. No. Mi dispiace, non la vendo. Allora, comprese le tasse, viene $300. Va bene? Ah, è un prezzo più che ragionevole. No, non è giusto. Mi dispiace, ma non è in vendita. Jack, rispondi, sei tu.
Jack! Mi scusi, prego. C'è stato un furto ai grandi magazzini. Qualcuno si rechi immediatamente sul posto. Non si può passare. Mi scusi, può dirmi cosa è successo? L'agente del Banco dei Pegni è stato ucciso. Qualcuno l'ha ridotto veramente male. Oh mio Dio. In 20 anni di omicidi non ho mai visto niente di simile. Sangue da tutte le parti. Sembra quasi che l'abbia sbranato una bestia. Desiderio. Non credo che ci sia da preoccuparsi. Sai com'è Jack quando è insieme con uno dei suoi vecchi amici? Sì, ma di solito chiama se ha intenzione di star fuori tutta la notte. Jack! Dove sei stato? Eravamo preoccupati. Jack. Taylor McDougall è stato ucciso la scorsa notte. Com'è successo? Non lo so. Sto cercando di capire. È stato aggredito da un animale, suppone la polizia. Cosa? È stato praticamente fatto a pezzi. Hai il sospetto che uno degli oggetti maledetti sia la causa del delitto? Non lo so. Ryan, dovresti andare al negozio di Taylor. Prima di essere uccisa aveva denunciato il furto di una cinepresa. Vedi un po' cosa puoi scoprire. Sì, certo. E io che faccio? Tu devi controllare lo scudario, Mickey. Sotto quale voce? Lupo Mannaro. Non dirai sul serio. Sono serissimo. Carissa. Ciao. Il tuo lavoro come sta venendo? Bene. E il tuo? Ho avuto un paio di idee. Sono contenta. Come ti ho detto, non vedo l'ora di vederlo. Senti, mi stavo giusto chiedendo se ogni tanto tu e io, se potremmo... Carissa, come va il tuo lavoro? Abbastanza bene. Non c'è bisogno che mi aspetti, va avanti. Che cretino, eh? Sei un vero imbecille, Blair. Ma che ti prende? Carissa, ma che ho fatto? Dovevate vedere com'era impacciato oggi. Pensate, Pock stava veramente tentando di invitare Carissa a uscire. Immaginate la faccia che ha fatto quando sono intervenuto. È diventato un lupo mannaro e tu l'hai ucciso. Un lupo mannaro può essere ucciso solo con un proiettile d'argento, o un coltello d'argento, o un bastone con il manico d'argento. Tu sei pazza. Te l'ho detto, ho ucciso un lupo, un normalissimo lupo.
il pentagramma, il segno del lupo. Esso ti aiuterà a rompere il maleficio. Malefici, amuleti, il segno del lupo, basta! Sono stufo di questa storia, sta io me ne vado! Sta molto attento. Chi è morso da un lupo mannaro e sopravvive, diventa egli stesso un lupo mannaro. Niente. Niente. Non c'è neanche un oggetto che abbia la benché minima attinenza coi lupi mannari. Neanche io ho trovato niente di utile. Qui dice che diventa lupo mannaro chi è morso da uno di loro. Io sono convinto che all'origine di questa storia c'è uno dei nostri oggetti. Dov'è Ryan? Dovrebbe essere già tornato ormai. Forse ha trovato qualche indizio. Speriamo almeno questo. Sono Blake. Senti, c'è la luna piena stanotte. Mi sento un po' sfuggito. Ci vogliamo divertire. Sì. Scusa un momento. No, non era niente. Ryan De Leon, sta cercando un amico. Ciao, scusa se ti disturbo a quest'ora. Cosa vuoi? Sto cercando un mio amico. Mi aveva detto che abitava in questo edificio, ma non riesco a trovare la sua stanza. Come si chiama? John Anderson. Mai sentito. Sono sicuro che abita qui. Ehi, hai davvero una stanza fantastica. Lavori nello spettacolo? Scusa, ma ho da fare. Sto lavorando al progetto di un mio film. Ah, adesso capisco perché ho sentito quegli strani effetti sonori. Ti ho già detto che ho molto da fare.
Abbi pazienza. Ti darò quello che vuoi. Grazie a Dio non ti è morso. Chiunque è morso da un lupo mannaro e sopravvive diventa un lupo mannaro. Ho trovato! Cinepresa con tre obiettivi. Deve essere quella che venne rubata a Taylor poco prima che fosse assassinato. A chi l'avrà venduta, Lewis? Qui non lo dice, ma evidentemente in qualche modo è arrivata nel negozio di Taylor. E di lì è finita nelle mani di quello studente. Ryan, come si chiama? Darius Pogue. Ho visto il suo nome sulla cassetta della posta. Jack, avresti dovuto vedere quella stanza. Sembrava il santuario dei lupi mannari. Jack, vuoi che ce ne occupiamo? No, se ha trovato il modo di sguinzagliare in giro il lupo mannaro è troppo pericoloso. Ci serve una protezione. Che genere di protezione? La sola che esista. Proiettili d'argento. So che la maggior parte di voi non è d'accordo che vengano proiettati i vostri lavori dopo quanto è successo a Blair Westlake. Ma la vita va avanti, quindi tirate fuori i vostri blocchi e siate pronti ad annotare i primi giudizi. Me l'hai riportato il libro? Sì. Ciao, ti dispiace se mi siedo qui? No. No? Fa pure. Come sapete, ho già avuto l'opportunità di visionare tutti i vostri film e ho deciso di iniziare con quello di Darius Pogue. Vediamolo. Accendete la luce. Ho scelto il suo film per cominciare, signor Pogue, perché è il classico esempio della più incredibile irresponsabilità filmica. Non è semplicemente ispirato al classico film L'uomo lupo, ma le sue inquadrature sono state letteralmente rubate e quel che è peggio, lei ha riprodotto la tragica morte di un povero studente. Questo è intollerabile. Darle una insufficienza non mi sembra abbastanza. Avrei dovuto bruciare il film. Se lo sarebbe meritato. Nell'arte cinematografica non vi è posto per una tale mancanza di sensibilità. Mi aspettavo qualcosa di meglio da lei, Darius. Quello che ha fatto è del tutto inconcepibile. Non voglio più vederla in quest'aula fino a che non avrà imparato a separare la fantasia dalla realtà. Sono stato chiaro? Signor Pogue! Hai comprato i proiettili? Ne ho presi 6. L'armaiolo me li ha dovuti fare apposta. Ma questi non sono gli unici che ha venduto oggi. 2 li ha comprati uno studente che somiglia moltissimo al nostro amico Darius. E a che gli servono dei proiettili d'argento? Ho letto sul giornale la notizia che ieri sera uno studente è stato ucciso. Sarà meglio trovare Darius prima del plenilunio di stanotte. Darius? Darius Pogue? Carissa, che ci fai qui? Ho riportato le maschere che mi avete prestato.
Che dicevate di Darius? Gli è successo qualcosa? No, gli dobbiamo soltanto parlare. L'hai visto? Certo che l'ho visto. Oggi era a scuola. Il professor Schwarz l'ha trattato veramente male. Sarebbe a dire? Ha proiettato il suo film e poi l'ha demolito di fronte a tutta la classe. L'ha veramente umiliato. Perché? L'ha accusato di avere rubato le scene da un vecchio film. Quale film? L'uomo lupo. Povero Darius. È stato quasi peggio di quando Blair l'ha filmato mentre tentava di trasformarsi in lupo mannaro. Blair? Blair chi? Blair Westlake. È stato ucciso ieri notte. Ucciso da qualche bestia inferocita. Dobbiamo correre dal professor Schwartz, subito. Mi aspettavo qualcosa di meglio da lei, Darius. Quello che ha fatto è del tutto inconcepibile. C'è qualcuno? Professor Schwarz, è lì dentro? Proiettili d'argento, Larry. Prenderò io il tuo posto. Le tue sofferenze sono finite, amico mio. Finalmente troverai la pace. Jack! Sì? Si è trasformato in lupo mannaro e poi è scappato via. Deve essere qua attorno. Gli avete sparato? No, ma abbiamo ritrovato la cinepresa.
Comincio a capire come funziona quest'aggeggio. Non solo è in grado di portare i personaggi del film nella vita reale, ma fa sì che il possessore diventi quel personaggio. E ora vi è un solo modo di fermarlo. Già. Andiamo. Sera. Può diventare un lupo quando il napello fiorisce e la luna d'autunno brilla. C'è qualcuno? Carissa, non aver paura, Carissa. Darius. Non ti vedo. Cosa stai facendo? Voglio che noi due stiamo insieme per sempre. Voglio farti diventare come me. Non aver paura. Ryan! Jack! Ormai da quella non parte. Lo prendiamo più. Vieni. Sono io. Vieni con me. Spiegate che cosa succede. Perché Darius fa così? Non c'è tempo di spiegare. Portala giù in cantina, Mick. Va bene, andiamo. Ryan, va di sopra e assicurati che le finestre siano chiuse. Ah, sì. Raggiungi in cantina Jack. Carissa e Mickey. Jack! Vai! No, non posso lasciarti qui. Fa come ho detto, Ryan! D'argento.
La strada che l'uomo percorre non dipende dai suoi peccati. Ma c'è la pioggia e c'è il terreno, il fiume che sfocia nel mare. Così le lacrime scorrono verso una fine predestinata. La tua sofferenza è finita. Ed ora finalmente tu troverai la pace per l'eternità. Beh, ora il negozio va davvero rimodernato. Come vi sentite voi due stamattina? Più o meno come questo negozio, a pezzi. Almeno ci siamo liberati di un bel po' di roba vecchia. Aveva davvero una forza incredibile. Già, non si dovrebbe mai sottovalutare il potere che hanno certi sogni. Perché mai Darius aveva scelto di diventare un lupo mannaro? Oh, credo fosse il suo tentativo di vivere ciò che nel film è fantasia. Il suo modo di avere quel potere che non aveva mai avuto. Beh, credo sia proprio come si dice. È meglio stare attenti a ciò che si desidera. Perché puoi rischiare di ottenerlo.